Meine Damen und Herren, schönen guten Nachmittag und willkommen zum fünften Spieltag der Rückrunde der Serie A Beretta Femminile. Signore e signori, buon pomeriggio e benvenuti alla quinta giornata di ritorno del campionato di Serie A Beretta Femminile. La partita di oggi è SS Logix sui di loro contro Pallamano Mezzo Corona. Presentiamo le nostre ospiti con il numero 3 Enrica Terrano, 4 Aurora Gigi Berti, 6 Jessica Roma, 9 Martina Betta, 11 Deborah Agostini, 12 Elena Pedron, 13 Anna Saranovic, 16 Nidi Azzica, 19 Monza Violetta Vegni, 22 Luisa Caravalle, 27 Giada Veronese, 33 Thank you.
Yeah.
4 minuti per Ara Duran, 2 minuti di esclusione per Ara Duran.
Daniel Adler, der heiße Dich übergeschüttet. Thank you.
14 a 15 al 19° del primo tempo. Gombarder, Babbo, Gilardi, Duran, servizio sulla Wilber che questa volta non sbaglia la conclusione, perforata la porta avversaria, l'incursione di Martina Betta non va a buon fine, si riprende l'azione manovrata. Naunet, palla persa dalle ospiti, le padrone di casa impostano nuovamente la loro azione in inferiorità numerica, si gioca pertanto con l'extra player. Duran, Gumball, Gilardi, Wilber, Babbo, e questa volta la bordata di Sofia Gilardi va a segno, prima rete di Sofia Gilardi in questa partita. Proprio in inferiorità numerica le padrone di casa riescono a riportarsi sotto a meno uno. Questa Ana Saranovic proprio non si deve lasciare tirare. Noi a 9 metri. Ecco che il Brixen torna completo con Arasae Duran. Zarabapo, Gumball, bel servizio su Virginio Ucchino che questa volta non fallisce il facile bersaglio. Ancora sotto di una rete Lixen, va a darsi una scrollata, soprattutto un aggiustamento in fase difensiva dove Ana Saranovic riesce troppo facilmente ad andare al tiro e a segnare. Irlanda, palla parata da Pern Thaler che però sbaglia completamente il passaggio su Sara Hilber. In questa fase iniziale ci sentiamo di dire che sono proprio le due portiere del Brixen a non portare quello che ci si attende. Le loro capacità, in primis Sara Princeton, ma anche Melanie Pernthal sinora non è riuscita a convincere. Ovviamente avrà sentito quello che ha detto e si oppone bravamente al tiro ravvicinato di Saranovic. Stefani Dunval che prende la regia al centro dell'attacco e chiama lo schema, un inserimento di Giada Babbo, Dunval, Wilber, bellissimo servizio, bellissima giocata e intesa tra Dunval e Hilber. Con la sua quarta rete porta in parità il risultato e va via Giada Babbo dopo aver rubato la palla alla sua avversaria. Ed ecco questa Giada Babbo come la conosciamo, e finalmente il Brixen riesce a capovolgere il risultato sino ad ora adesso sfavorevole e a portarsi nuovamente in vantaggio. Da cosa sono spronati i contadini? Dall'amore per la natura e per gli animali. Le piante aromatiche e l'erba dei pascoli altoatesini donano al latte il suo sapore unico.
e Brimi sta per 100% latte Alto Adige. Brimi è nella nostra natura. Dopo il time out chiesto dalla panchina azzurra degli ospiti, si riprende proprio con il mezzo corona in fase di attacco. Ghirlanda al centro, Saranovic, Ghirlanda, Campestrini. C'è l'inserimento di Martina Betta che tenta di giocare sul pivot, sul 49 Martina Pavlovic, fermata fallosamente Anna Chiara Campestrini, nuovamente eseguito, odore di passi che però gli arbitri non ravvisano e questa volta la Saranovic tira oltre la porta. Riparte il Brixen, affronta la ronda da Duran. Bel servizio della Duran su Giada Babbo, perfetta intesa tra le due. Giada Babbo in sacca per la quinta volta. Ora il Brixen sembra in grado di prendere in mano le redini dell'incontro. Fallo su Emma Ghirlanda, Campestrini, Ghirlanda. Bellissima parata di Bernthaler, va via da Duran. Ucchino, Duran, servizio su Giada Babbo. Non ha difficoltà ad andare a segno. Ecco adesso il Brixen virtualmente in testa alla classifica, ma con un punto in meno per aver disputato una partita in meno del Salerno. Riesce a prendere le misure alle bravissime ragazze di mezzo corona che sinora sono battute veramente in modo più che egregio. Campestrini, Saranovic e pallonetto della nuova entrata Aurora Gislinberti. 19-17, quando mancano poco più di 3 minuti alla fine di questo primo tempo. Giada Babbo, finta, bellissima azione del Brixen, che porta tutta la Giada Babbo al tiro e che non fallisce il bersaglio. Abbiamo visto qualche veramente pregevole azione delle biancoverdi che sembrano essersi riprese dallo shock in cui versavano verso metà del primo tempo. Campestrini, tiro da Campestrini bloccato dalla difesa. Bernthaler, lancio della Bernthaler che giunge a destinazione della Babbo, che chiaramente va a nozze e segna la sua settima rete. 21-17. Giada Babbo allontana la marcatura personale, 21-17. Palla nelle mani di Ucchino che lancia la Babbo. Palla per la Hilbert, parata di Nicky Razzica che dice no al tiro della Hilbert che riconquista bravamente la palla e manda in orbita Giada Babbo. Babbo Hilbert, e la Hilbert si fa perdonare per lavoro e
errore di poc'anzi, prima riconquistando la palla, poi dialogando con Giada Babbo ed andando a segno. Saranovic, che pare aver perso la precisione di poc'anzi, e stampa la palla, spalla sul palo sinistro della porta, difesa da Melanie Bernthaler. Gormalder, Durant, Hilbert, altro sistema che porta al tiro da Giada Babbo, che con una incredibile girella supera la porta, supera la portiera avversaria. Sul fronte opposto, rete, seconda linea di Gislimberti, e gli arbitri decretano 2 minuti a carico di Virginia Ucchino. E sono 2 minuti per Virginia Ucchino, 2 minuti per Virginia Ucchino. Si riprende quando manca mezzo minuto alla fine di questo primo tempo, con 5 reti di vantaggio per il Brixen. Fa entrare il pivot Vicky Vicoler e gioca quest'ultima azione con l'extra player, 10 secondi, vedremo se le brissinesi riusciranno ancora ad andare al tiro. Allora sai Duran, sì, riesce ad andare al tiro, ma è bravissima la Vicky Radzica a parare il tiro ravvicinato della Duran e a mantenere lo svantaggio di 5 reti. 23 a 18 dunque, dopo i primi 30 minuti, ci fermiamo qui per il momento. Was die Bauern antreibt? Die Liebe zur Natur und zu ihren Tieren. Die würzigen Kräuter und Gräser der Almwiesen verleihen der Milch ihren einmaligen Geschmack. Wo Brimi draufsteht, ist 100% Südtirol drin. Brimi, es ist in unserer Natur. In Südtirol spiegelt sich Qualität aller Orten. Wie in Forstkronen, dem, ja, kaiserlichen unserer Biere. Forst, das Bier der Heimat. Cosa sono spronati i contadini? Dall'amore per la natura e per gli animali. Le piante aromatiche e l'erba dei pascoli altoatesini donano al latte il suo sapore unico. E Brimi sta per 100% latte Alto Adige. Brimi è nella nostra natura. In Alto Adige, ogni cosa è specchio di qualità. Come Forst Kronen, la più amata delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige.
Bentornati qua al Palasport di Bressanone, amici di Eleven Sport, per il secondo tempo della partita di Serie A1 femminile palamano tra il Brix e il Mezzocorona. Primo tempo terminato 23-18 a favore del padrone di casa, che però si erano trovate sotto di 4 reti. Hanno reagito bene poi alle sfuriate offensive azzurre delle trentine di Mezzocorona, trentine che attualmente sono penultime in classifica e che avranno ovviamente come obiettivo quello di allontanarsi il più presto possibile dalla zona retrocessione, di qualificarsi quantomeno per la fase dei play-out che si disputerà tra le classificate dal nono all'undicesimo posto, e comunque per non retrocedere direttamente come ultima in classifica. Ben altre le aspirazioni delle padrone di casa, che come dicevamo stanno conducendo alla grande il campionato e che la settimana scorsa hanno vinto per la prima volta nella storia della società la Coppa Italia. Ma torniamo al gioco che vede il Brix nuovamente in fase di attacco. Giada Babbo che converge al centro, torna poi sulla sua posizione di ala. Dornwalder, Ghilardi, fermata la Ghilardi, palla alla Giada Babbo, fermata da Luisa Dalla Valle, 9 metri eseguito, e Brixen nuovamente, no, anzi sempre in inferiorità numerica, gioca all'extra player, tiro della Abfalterer bloccato dalla difesa azzurra. Brixen però rimane in possesso di palla. Vicky Vicuna adesso sulla posizione di pivot, Abfalterer che gioca la palla direttamente nelle mani di Gilimberti, braccata da Nadia Abfalterer. La Perntara ha fatto in tempo a tornare nella porta da prima sguarnita. Offensiva dunque sventata. Ecco che la ripresa riprende sulla stessa falsa riga del primo tempo con la Anna Saranovic, ancora a segno, è la sua decima marcatura, sempre con tiri bassi contro i quali le due portiere brissinesi pare non abbiano alcuna chance. Intercettazione, Hilber, Abfalterer, Babbo. Questa volta la saetta di Sofia Ghilardi finisce in fondo al sacco, però non si fa in tempo a registrare la segnatura che il Mezzocorona replica con Aurora Ghislimberti che accorcia le distanze. Dornwalder, Ghilardi, manovra ancora le retrovie brissinesi, Ghilardi, Dornwalder che punta la difesa e va al tiro, fermata fallosamente da Anna Chiara Campestrini. Rigore a favore delle brissinesi, tiro affidato al numero 25 Giada Babbo, con già 9 reti all'attivo, tutte situazione. Finta, seconda finta e poi rete, la sua decima, e riporta il punteggio a quello finale del primo tempo, il vantaggio, scusate. Leggerezze dall'una e dall'altra parte, alla fine il tiro di Martina Betta finisce a lato per la fortuna delle brissinesi, che così ripartono in attacco, e Sofia Ghilardi in doppio appoggio manda la palla anch'essa sopra la traversa. Dalla Valle
Palla per l'ala. Tutte e due le giocatrici si tuffano sulla palla, la meglio Lavegni, per cui la palla rimane nelle mani delle trentine. Dalla Valle, Campestrini, Dalla Valle, bloccata Violetta Vegni, che l'anno scorso giocava ancora qui a Bressanone. Gli arbitri ravvisano gli estremi del rigore, 7 metri dunque per le ospiti. Al tiro, manco a dirlo, la straniera Ana Saranovic contro Melanie Perntaler. Nulla da fare per la portiera ed è l'undicesima rete del numero 13 ospiti. Dunwalder, Babbo, punta la difesa, entra e va a segno nonostante l'ostacolo di due difensori avversari. Dalla Valle, questa volta il blocco di Hilbert e Lundahl sulla Vegni effettuato senza fallo. Vegni, Violetta Vegni, passi fischiati dagli arbitri. Ghilardi, Ucchino, Virginia Ucchino riesce a mandare la palla alle spalle di Niki Razzica. Saranovic, Campestrini, Dalla Valle, Vegni, questa volta il tiro della Campestrini è parato da Melanie Perntal, che ci mette una pezza. Babbo, Ghilardi, Hilbert, Dunwalder, bella finta, però la Sara Hilbert tutta sola al tiro dall'ala manda la palla oltre la traversa. Violetta Vegni ostacolata, palla che viene recuperata da Martina Betta. Palla intercettata da Ucchino, contropiede del Bressanone. Babbo, finta, doppia finta, pallonetto. Che delizia vedere le prodezze tecniche di Giada Babbo. Non per nulla è detta nuovamente miglior giocatrice italiana al recente sondaggio della federazione. Questa volta Violetta Vegni è sfortunata nel tiro, che si stampa sul palo sinistro della Perntal, però c'è stato fallo ed è decretato un rigore a favore del mezzocorona. Il Brixen effettua il cambio del portiere, ritorna in porta Monica Prünster. Ma non c'è nulla da fare contro i tiri della Ana Saranovic, impeccabile nei tiri dai 7 metri. Sono 6 le reti di vantaggio del Brixen quando siamo giunti all'ottavo del secondo tempo.
confusione in entrambe le file, con falli di piede da entrambe le parti. Gli arbitri decidono di far proseguire. Mezza corona, Campestrini, fallo su Violetta Vegni, 9 metri, Campestrini, Vegni, bel tiro di Aurora Gislinberti, parato altrettanto bravamente da Melanie Perntaler, che sta crescendo a vista dell'occhio da quando è entrata a metà del primo tempo per rilevare Monica Primster. Pregevole conclusione di Anna Chiara Campestrini. Non è da meno Stephanie Durnwalder, anch'essa si inserisce nella lista delle marcatrici con la sua prima rete. Gislinberti, Campestrini, pregevole azione della Gislinberti che va anche al tiro, subisce però fallo e gli arbitri decretano i 9 metri. C'è una munizione dell'allenatore Hubin Hussing, reo di avere protestato ripetutamente contro le decisioni arbitrali. E ancora la Anna Chiara Campestrini ad andare a segno. Durnwalder, il passaggio della Durnwalder è poco preciso ed è fortunata la Sara Ghilardi a recuperare il pallo, a saverlo a Giada Babbo, che insacca un'altra volta. 13 le reti di Giada Babbo sino ad ora, sino all'undicesimo del secondo tempo. Nuova ingenuità del mezzocorona in fase d'attacco, ne approfitta il Brixen, Ghilardi, Ucchino ostacolata da dietro, la palla finisce oltre la traversa. Oh, brutto fallo. Fallo di Stephanie Durnwalder, certamente senza intenzione di far male, però visto da fuori il fallo era brutto. La caduta a terra di Anna Chiara Campestrini fortunatamente si rivela senza conseguenze. Giusti 2 minuti senz'altro ed il rigore concesso dagli arbitri alla squadra ospite. Questa volta la Perntal è sulla traiettoria della palla ma non riesce a intercettarla del tutto, per cui il mezzo corona torna sotto con una rete. Torna in campo anche Arasai Duran in un momento della partita che è importante, perché si tratta di porre definitivamente fine alla rincorsa degli ospiti. Fallo di Ucchino. Ci sono 2 minuti a carico della Gislinberti, rea di non avere mantenuto la distanza di ai 9 metri. Virginia Ucchino riappare in campo, la Di Pietro, Ghilardi, bellissimo servizio su Giada Babbo, 7 metri e 2 minuti anche per Eleonora Italiano, una raffica di esclusioni
per i rigori in questa concitata fase a metà della ripresa, dove entrambe le squadre sembrano aver perso un pochettino, diciamo. La chiarezza delle loro azioni. Fortunatissima Giorgia Di Pietro, che da prima sbaglia il rigore stampando il suo pallonetto sulla traversa, è però fortunata a riprendere la palla e a insaccarla. Campestrini fa tutto da solo, il numero 6 ospite Jessica Lona, che va a segno con un tiro basso alla sinistra di Melanie Perntaler, sempre in inferiorità numerica. Il Brixen addirittura in doppia inferiorità numerica, anche il mezzo corona ne approfitta. La squadra di casa che riesce a liberare Virginia Uchino sulla linea dei 6 metri. Uchino che va a segno con la sua quinta rete. Fallo di passi di Violetta Vegni. Riparte il Brixen con Giorgia Di Pietro. Uchino, questa volta il passaggio è abbastanza preciso, però troppo forte. Comunque da Uchino non riesce ad acchiappare la palla, che finisce sul fondo. Ritorna in campo la Gislimberti sull'ala destra. Il tiro della Campestrini è bloccato dalla Melanie Verntaler. Velocissima il Bressanone. Giada Babbo è una vera freccia. E con una finta di corpo riesce a spiazzare la sua diretta avversario. Gislimberti, Campestrini, il passaggio al TV è telefonato, lo intercetta la difesa e manda il contropiede Sofia Ghilardi, che incredibilmente sbaglia la mira. Fallo di Giada Babbo su Aurora Gislimberti. 2 minuti, si va avanti a suon di esclusioni. Altra opportunità per la Saranovic di andare a segno sull'ennesimo tiro dei rigori. Questa volta Melanie Perntaler prende le misure e intercetta il tiro dai 7 metri per la gioia della numerosa tifoseria locale, che lo sentirete sottofondo, incita a gran voce la propria squadra. È il momento adesso di Barbara Notufter sulla posizione di ala destra e di Sara Schatz su quella sinistra. Sofia Ghilardi tutta sola, bravissima ad approfittare della disattenzione della difesa trentina, però non sono da meno le trentine, che replicano subito con Violetta Vegni. Di Pietro, Ghilardi, torna in campo anche la Duran. Di Pietro, un sottomano che però non trova lo specchio della porta.
riprende il mezzo corona in velocità con la Saranovic. Campestrini che compie fallo di sfondamento, una girandola di imprecisioni, di errori tecnici caratterizzano questo frangente del secondo tempo che Brixen pare poter condurre con relativa tranquillità verso la fine con 8 reti di vantaggio quando siamo giunti al 17esimo. Duran, Di Pietro, finta della Duran che entra, però compie fallo di invasione col piede e gli arbitri dunque non convalidano la rete ma concedono il tiro dai 7 metri che si appresta ad effettuare la stessa Duran. Brava la Duran a insaccare questo rigore. Saranovic, Dalla Valle, Gislimberti. Gislimberti punta la difesa. La difesa brissenese, in particolare Di Pietro, impediscono l'incursione di Dalla Valle, che questa volta compie evidente fallo di sfondamento. Palla che torna al Brixen, Sara Schatzer, Ghilardi, vediamo che l'allenatore Nössing avvicenda in campo le sue giocatrici consentendo loro di prendere fiato, cosa non si può dire delle brissinesi e delle ospiti trentine, nel mentre Sara Schatzer va a segno anch'essa. Sull'incursione di Luisa Dalla Valle, fallo e rigore realizzato proprio da Luisa Dalla Valle. Sono 9 le reti di vantaggio delle biancoverdi quando mancano più o meno 10 minuti alla fine di questo incontro. Sara Schatzer, Ghilardi, tiro basso che la Niki Razzica riesce a deviare sullo sfondo. Brava la Perntaler, che poteva forse mandare le ali, però non se l'è sentita e così la palla finisce comunque alla Giada Babbo, che cerca di imbeccare l'Auchino sul cerchio dei 6 metri, non vi riesce e riparte così il mezzo corona. Poca tattica in questa partita, in questo frangente di partita quantomeno. Partita che vive soprattutto sulle velocissimi capovolgimenti di fronte. Ubi Nössing chiama fuori dal campo Sofia Ghilardi, oggi non certamente la miglior giornata per la giocatrice della nazionale, che fa posto a Nadia Apfelder, Schatzer. E Sara Schatzer va ancora a segno. Fallo su Jessica Lona, palla che rimane nelle mani delle ospiti. Dalla Valle. Gislimberti.
tiro che finisce alto e riparte il Brixen. Manovrano Babbo Abfalter e Di Pietro, che chiama un sistema. Schatzer, Abfalterer, Schatzer, e la Schatzer è bloccata dalla Campestrini. 9 metri già eseguito, e Hubinessing chiama raccolta le sue ragazze. Per impartire le sue direttive per gli ultimi 10 minuti. Verdi brissinesi, Vicky Vicoller entrata sulla posizione di pivot, rimette in gioco la palla, la consegna a Stefanie Durnwalder. Sara Schatzer, Abfalterer, Schatzer, Babbo, bellissima azione delle bissinesi che vanno a segno con Hilver, che compie però infrazione d'area, pertanto la rete non va convalidata. Fallo di Schatzer sulla Campestrini. Saranovic, Lona, Saranovic, parata della Berntaler, oltre parata adesso anche il mezzo corona in campo, qualche giocatrice della seconda formazione, e ancora un'infrazione d'aria da parte questa volta di Barbara Noturf dall'ala. Come dicevamo, una partita costellata da moltissimi errori tecnici. Palla recuperata dal Brixen, però c'è stato fallo sul numero 3 Enrica Terana, entrata sulla posizione di pivot. Lona, Buratti, una giovane entrata anch'essa. Bella azione del mezzo corona che va a segno con il numero 3 Enrica Terana. Sara Schatzer che va via di forza e si procura un rigore, perché è fermata fallosamente dalla difesa azzurra. C'è un rigore. Al tiro andrà proprio la Schatzer, protagonista degli ultimi 10 minuti con delle pregevoli azioni offensive. Brava Schatzer! Sono 10 le reti di vantaggio nelle padroni di casa quando mancano 5 minuti al termine di questa partita. Tiro della Arianna Buratti è neutralizzato da Melanie Perntaler,
E c'è gloria anche adesso per Nadia Abfalterer, che segna la sua seconda rete. Ormai la partita è data persa dalle ospiti, che avvicendano in campo anche le giocatrici più giovani, come appunto anche la Arianna Buratti, che ha preso posizione su mezzo sinistro. Fallo della Abfalter su Jessica Lona. Sono altri 2 minuti per l'Abfalter. E così entrambe le squadre sono in campo con una giocatrice in meno. Fermata fallosamente Enrica Terana e gli arbitri concedono l'ennesimo rigore, sacrosanto per carità, perché le blissinesi non dovevano aspettare così a lungo per fermare l'avversaria. Tutta l'esperienza di Arianna Buratti si manifesta nell'esecuzione di questo tiro da rigore, che finisce abbondantemente sopra la traversa. Notturfter, Di Pietro al completo, nuovamente il mezzo corona. Giorgia Di Pietro, Vicoler, questa volta le brissinesi perdono la palla. In particolare è stata la Durnwalder a non accorgersi. Tiro varato, anche se è doveroso dire che comunque c'è stata infrazione dell'area dei 6 metri. 3 minuti ora. Ancora 30 secondi fino a quando il Brixen tornerà al completo. Sara Schatzer. Durnwalder, Babbo, Di Pietro, Notturfter, che ha qualche difficoltà nel controllo della palla. Questa volta la Ficoler va al tiro, ostacolata per la verità, ma il fischio degli arbitri non arriva e così il mezzo corona torna in possesso di palla con il numero Giada Verones sull'ala destra. Messo non è completo, mancano 2 minuti alla fine. Lona, palla persa dagli ospiti, e ripartono le brissinesi con Durnwalder, Babbo. È festa qua a Bressanone per il conseguimento di questa ennesima vittoria. Ricordiamo che il Brixen ha vinto tutte le partite ad eccezione del pareggio interno col Salerno. Gli arbitri alzano la mano del passivo. Le brissinesi perdono la palla. Il tiro di Arianna Buratti dai 9 metri viene bravamente parata dalla Perntaler. Ultimo minuto con le brissinesi in vantaggio di 11 gol e il pubblico in piedi a festeggiare questa vittoria preventivata, certamente, però che ha dato anche qualche preoccupazione all'allenatore Nussing. Giada Babbo, Notturfter, e finalmente anche la Notturfter va a segno, siglando la sua rete. Ultima azione per il mezzo corona, vedremo
essere, ragazze. Il sogno Giovannini, riusciranno ad andare al tiro? Così è, però la palla finisce fuori. Perntaler, Nutofter. Nutofter che esce ancora a segnare proprio con lo scoccare della sirena e a fissare il punteggio definitivo in 41-28. Finisce qui questa partita giocata all'insegno dell'agonismo, con entrambe le squadre propense a concentrarsi soprattutto sull'attacco e a trascurare un attimino l'azione difensiva, che di per sé sarebbe, diciamo, il punto di forza delle padrone di casa, che quest'oggi hanno avuto qualche protagonista non proprio al meglio della loro condizione, che però in definitiva poi hanno vinto questa partita con largo margine, consolidando il loro primato in classifica. Giuste pertanto i festeggiamenti in campo con le squadre, con la squadra che si congeda dal proprio pubblico che lo ha sostenuto in modo veramente entusiasmante. E dopo la partita ci saranno i festeggiamenti ufficiali per la vittoria conseguita una settimana fa a Salso Maggiore Terme, vittoria della Coppa d'Italia, come dicevamo poc'anzi. Ecco, per il momento qua da Bressanone è tutto. Paolo Cestari ringrazia per aver seguito la partita e vi dà il buonasera.